Questo servizio è offerto da Etnabus Travel di Pappalardo Alfio in Piazza del Popolo 11 a Pedara e da Supermercati Crai in via Papa Giovanni I e in via Eugenio Montale a Pedara. La Nice Bar attende la vincitrice tra Giovani Promesse e Termoprofili. Termoprofili in maglia rosa e in maglia bianca invece le Giovani Promesse. Diamo lettura delle formazioni partendo dalla squadra che si è classificata al secondo posto nel barrage. Difatti ha ottenuto 6 vittorie e una sconfitta, o meglio, pardon, 5 vittorie, una sconfitta e un pareggio. Ha fatto un campionato egregio, 16 punti a 5 lunghezze dalla squadra vincitrice. Mentre la Termoprofili, classificatasi all'ultimo posto buono, cioè il sesto, ha battuto la Lasa Panificio Laudani. Allora, Giovani Promesse con Mirko Di Mauro, Vincenzo Corsaro, Giuseppe Abbate, Ivan Vasta, Andrea Sinito, Roberto Bellia, Domenico Trovato, Gianluca Trovato, Massimiliano Zappalà e Alberto Giardina, con in panchina a disposizione di Davide Costa, Gabriele Corsaro, Alessandro Squadrito, Andrea Sanfilippo, Simone Pellegrino, Flavio Boccaccio e Federico Di Stefano. Risponde la formazione in maglia rosa allenata da Francesco Caruso, con Vito Nicosia tra i pali, ricordiamo il suo secondo gettone di presenza, a rilevare Mica Emanuel Radu. Numero 3, Gabriele Gennaro, doppietta importante e decisiva per stendere la Lasa Panificio Laudani. Poi Alfio Moschetto, Alfio Zappalà, Francesco Carastro, Salvo Grasso, Alessandro Pappalardo, Gaetano Pappalardo, poi Alfio Pappalardo ancora e Pietro Merlino. Quindi non c'è Francesco Fascetto tra i 10 titolari in panchina, Angelo Caruso, Igor Belnome e Luis Orlando Gavilar Amador. Partita che sta per avere inizio, saranno 70 minuti che varranno l'antagonista di domenica 17 luglio della Nice Bar. La partita ha inizio con il primo pallone giocato dalle Giovani Promesse, che attaccheranno da sinistra verso destra, fronte opposto invece per la Termoprofili. Zappalà calcia piuttosto che rinvia. Buona l'assistenza di Pappalardo verso Gennaro, che ha avuto al quarto minuto di gioco il pallone potenziale dell'1-0. Calcio di punizione, Moschetto, Di Mauro non benissimo, Gennaro ha avuto il pallone del tap-in per portare la Termoprofili in vantaggio. Tanto tiro e c'è questo gran gol, ancora lui, Gabriele Gennaro, è l'uomo che toglie le castagne dal fuoco alla Termoprofili. 18 minuti quindi, Termoprofili in vantaggio. Questa è una grande magia, quella di Gabriele Gennaro, che ha sorpreso Mirko Di Mauro. Abbatte di testa, poi Pappalardo, il numero 10, prepara la conclusione, riesce il primo numero, non il secondo, poi acuisce. Una caduta, forse anche un po' ingigantendo un tocco. Arbitro che ha ormai a questo punto il fischietto in bocca per dare fine all'ostilità, almeno per quanto riguarda i primi 38 minuti di gioco. 0-1, Termoprofili in vantaggio con la rete di Gabriele Gennaro. Risultato che non sappiamo quanto sia a sorpresa, sicuramente la Termoprofili con questo parziale andrebbe in finale. Azione con Sinito, controllo del pallone da parte del numero 7, Sanfilippo è tutto solo, Bellia, Nicosia, Sanfilippo, appena entrato, nemmeno un minuto prima e pareggia, quindi Giovani Promesse che al quarto della ripresa riacciuffano l'incontro, 1-1. Ecco il numero 99, conclusione però che va nella barriera, poi Moschetto, la conclusione del numero 4, giudicata la posizione regolare. C'è un cartellino giallo per Alberto Giardina. Pallone giocato da Abbate, ma perde Abbate malamente il pallone. Allora Pappalardo, il numero 10, la conclusione, la palla che va in rete. Errore davvero marchiano di Abbate, il centrale difensivo, l'ultimo delle Giovani Promesse. E al 19° minuto di gioco di questo secondo tempo la Termoprofili ritorna in vantaggio. Trovato, attenzione perché la posizione stavolta sembra regolare e poi il direttore di gara ravvisa questo fuorigioco che fa discutere molto soprattutto i giocatori in maglia bianca. Fascetto, Gavilar centralmente, Fascetto fa tutto da solo, Fascetto verso Gennaro, posizione regolare, Gennaro al pallone del match point, tiro e il pallone che va sull'esterno della rete, clamorosissima palla gol al 33° minuto del secondo tempo a 2 dal termine. Giardina, è un pallone che va a inarcarsi, Zappalà, Sanfilippo,
E c'è il triplice fischio di chiusura e allora 2-1 Termoprofili, che in maniera anche piuttosto sorprendente approda in finale, dove domenica 17 luglio si frapporrà la Nice Bar, la squadra favorita, ma che a questo punto deve tenere conto di una Termoprofili che dal sesto posto nella regular season, 2 vittorie e 5 sconfitte, ha poi vinto le partite che contano, eliminando la Lasa Panificio Laudani ed eliminando le giovani promesse, ossia la terza e la seconda forza del girone. E allora a questo punto, domenica 17 luglio, tutti al campo comunale di Viastella alle ore 19, appuntamento importante per la pedala calcistica, perché si accenderanno i riflettori di questa 40ª edizione del campionato cittadino di pedala. Da Francesco Casici è tutto, a domenica. Come ho detto io anche nella prima intervista che abbiamo fatto, eravamo tra le favorite, nel senso che avevamo assemblato una squadra fatta di ragazzi che sanno cos'è il pallone, che hanno giocato e quant'altro. Abbiamo avuto tantissime difficoltà, i ragazzi contro cui abbiamo giocato stasera, tra l'altro, sono i miei preferiti, lo posso dire, perché sono una bellissima squadra fatta di ragazzi veramente in gamba, educatissimi soprattutto, che meritano il massimo del rispetto. Purtroppo non ce l'hanno fatta, siamo passati noi, forse ha influito un po' appunto l'esperienza, e poi credo che in fondo l'abbiamo meritato, perché abbiamo sofferto tanto, per vari motivi siamo sempre stati rimaneggiati, abbiamo avuto un sacco di assenze, però ci abbiamo sempre creduto. Il gruppo c'è stato, è un gruppo sano, vero, siamo amici da anni e questa è la cosa più bella. E niente, ora andiamo in finale e ce la giochiamo, ma già comunque siamo felici, comunque sì, del risultato sicuramente. Ecco, contro la Nice Bar è logico attendersi una partita di calcio, pensi anche una bella partita, come vogliamo invitare anche tutti i cittadini pedaresi? Beh, a venire sicuramente, no? È la finale, quindi sicuramente ci sarà una bellissima partita. È inutile nascondere che la Nice Bar viene, è l'unica squadra che ha fatto tutte vittorie, no? Se non sbaglio, quindi ci sarà un motivo per questo, però noi non abbiamo paura di nessuno, quindi ce la giocheremo anche con loro sicuramente. Con questo Gennaro che realizza sempre gol pesanti e Gaetano Pappalardo che ha firmato il gol vittoria. Ma vedi, Gennaro lo stiamo conoscendo noi adesso, e abbiamo, oltre ad essere un grande giocatore, un ragazzo stupendo che fa gruppo, simpaticissimo, sempre disponibile, mentre Gaetano, detto Battaglio, ci tengo, Gaetano Battaglio è lui. Lui è il giocatore di pedala da anni, anni e anni, il simbolo, e ancora con un po' di pancetta, vedete che i numeri ancora ce li ha, no? Abbiamo visto anche il gol. L'ultima considerazione, Fascetto è andato a dare un contributo importante nell'ultima mezz'ora, ma il tuo giocatore cardine si chiama Alfio Zappalà, che ha i più gettoni di presenza del torneo cittadino pedarese. Sì, in effetti proprio oggi ho avuto una situazione in cui ero in dubbio, no? Proprio nello schierare, nel far sedere Alfio e schierare Fascetto come centrale, voglio dire, è il suo ruolo. Poi però ho creduto nella voglia, nella passione di un ragazzo che ancora possiamo chiamarlo ragazzo, a 47 anni, cioè lotta come un leone, e mi ha dato ragione, ha fatto un partitone, e Ciccio ha fatto benissimo Fascetto quando è entrato, facendo quello che gli avevo chiesto, mettendo un po' di calma, ordine al centrocampo, infatti da lui sono nate anche alcune azioni pericolose.